Ciao a tutti! Allora, oggi siamo a Masone e cerchiamo di andare, anzi, andiamo sicuramente alla cascata del Serpente e a Cascina Troa. Poi da lì dovrebbe esserci un sentiero che l'hanno ripristinato da poco, un vecchio sentiero che è un traverso che attraversa il rio Masone e passa dalla parte opposta e dovremmo incontrare la spada nella roccia. Ora non so, spero di trovarlo perché non è segnato da nessuna carta, so che l'hanno messo a posto da poco e vediamo cosa succede. Quindi adesso ci prepariamo un secondo e partiamo. Speriamo bene, se no al massimo da Cascina Troa torneremo, mangiamo lì e torneremo indietro. Una gita che avevamo già fatto un inverno di qualche anno fa, bellissimo tra l'altro. A dopo! Mi dimenticavo di dire che il sentiero, che poi è un anello che stiamo per fare, si chiama Sentier dell'Elva del Bru. Non so, che lo scrivo sotto perché non so come l'ho pronunciato, non so che dialetto sia. E non è genovese, non so. Se sapete qualcosa di più, scrivetemelo sotto nei commenti, che sono curioso anch'io. Bene, continuiamo. Allora, qua siamo al bivio che noi andiamo di qua per arrivare alla cascata Serpente di Cascina Troa e poi dovremo ritornare da lì, se tutto va bene. Abbiamo appena passato la cascata del Serpente e finora era tutto asfalto, adesso comincia a diventare sterrato, sentiero. Abbiamo dovuto guardare il rio Masone e per non toglierci le scarpe ci siamo un po' annegati
i piedi perché c'è un sacco d'acqua, giustamente. Prossima volta siamo più furbi. Siamo quasi arrivati a Cascina Tro. Se non trovo quel sentiero che dico io, praticamente l'ultima meta è proprio quella e non ci resta che poi, dopo mangiato, tornare indietro. Spero di trovare il traverso che ci possa dall'altra, ci parto dall'altra parte e c'è ancora da vedere la spada nella roccia. Siamo arrivati a Cascina Tröa, fino qua percorso semplice, ci sono due guadi da fare, uno poteva essere bypassato, ma io e la Zoe siamo due macache e siamo andate a bagno. E, buongiorno. Buongiorno. E niente, adesso andiamo a mangiare. Francesca farà un Cascina Tröa tour. Vai Francesca, non ti inciampare, eh? No, sto attenta. Allora, eccoci qua, il cucinotto con una intera collezione di bottiglie di vino. Mi sa che vengono qua a scassarsi. Un bel camino e poi c'è la scaletta che va su di sopra, dove direi che ci sarà da dormire. È un po' buio, molto buio, comunque direi di sì. Portatevi il sacco a pelo e niente. Ho visto che di qua c'è un'altra porta, forse si va a dormire di qua. Solo che non riesco, ecco. Ecco. Ah, ora sì che ci siamo. Tra l'altro, mi sa che qualcuno stanotte ci ha dormito perché c'è odore di legna appena arsa. Quindi sì, se vi portate il sacco a pelo, direi che qua è l'ideale. Deve esserci anche un bel calduccio. E invece questo qua è l'altro locale. Legne, un po' di attrezzature per tagliare la legna. Bello. Una ricognizione per vedere quel sentiero famoso che dicevo prima e dovrebbe essere segnato da delle frecce di legno rosse colorate nuove, quindi dovrebbe essere proprio quello. Comunque io, per non rischiare, Francesca con i ragazzi tornano indietro dalla stessa strada e io, ecco, questo qua è un bivio che dovrebbe essere questo. E io passo dall'altra parte per qualsiasi casino. Ecco, so qua è la freccia rossa. Spero che sia questa, non c'è scritto, ma
sono quasi convinto di sì, spero di non avere difficoltà, e anche se avessi difficoltà, pazienza, sono da solo, in qualche maniera faccio, e cerco di fare anche abbastanza presto, così almeno becco i ragazzi al bivio dall'altra parte e dovrei arrivare prima io. Ok, a dopo, vediamo cosa succede. Ecco, qua ci sono già arrivato prima perché ho fatto una piccola ricognizione a vedere com'era la storia, e il sentiero dovrebbe proseguire di là perché vedo che c'è una freccetta rossa, quindi non ci dovrebbe essere problema. Sulle mappe non c'è, su Komoot non c'è, però mi fido mi fido. Adesso guardo, mi scolo i piedi perché non ci voglio levare le scarpe, come sempre. Figata ragazzi, ci ho fatto questo tavolino con la panchina, i segnali perfettamente segnalato, che meraviglia, proprio bello, 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 proprio bello. Allora, avete visto la meraviglia di prima? Una piccolissima area picnic nuovissima, ci ho messo una madonnina, un paio di panche, un tavolo. E che dire, il percorso è un sentierino assolutamente perfettamente ben segnalato, prima da, lo ripeto di nuovo, frecce rosse, poi adesso le frecce non ci sono più, ma ci sono dei pallini rossi negli alberi. È un po', non dico che sia E, non lo è di sicuro, però c'è da stare attenti perché adesso qua è molto venuto è meglio di prima. È un sentierino piccolo che va a mezza costa, quindi bisogna stare attenti a dove si mette i piedi. Poi c'è anche qualche zona un po' umida, insomma, però si fa. Complimenti ai volontari che hanno fatto questo, che hanno recuperato il sentiero. Ecco che praticamente sono sbucato nel sentiero principale, che è quello che tra pochissimo si arriva alla cascata del serpente. No, cosa dico? Che cascata del serpente? E la spada nella roccia. Sono fuso, eh? Vabbè, comunque sono arrivato da lì, che ci ha messo la freccetta. E questo qua è il sentiero, quello che va a passo Fruia. Vabbè, non ci capisco niente, comunque io devo andare giù di lì e incontro la spada nella roccia e poi rincontro di nuovo i ragazzi e Francesca.
Allora, quello che avete appena visto, quella che avete appena visto è la spada nella roccia. Non è che non si capisce che sia la spada nella roccia. E adesso basta, scendo giù, dovrei passare da un paesetto che si chiama Ronchetto, anche carinissimo. E vado giù abbastanza velocemente, che i bambini mi sa che sono già arrivati. Ho mica sbagliato? Boh. Sì, stavo sbagliando. Stavo sbagliando perché c'era un video con sito Mazzone e io stavo prendendo la strada superiore che arriva a Mazzone anche quella, però più lunga, quindi io non ho bisogno di allungare, anzi. Dopo Ronchetto, bellissimo, poi sono tre case, quattro, cinque, no? Adesso c'è ancora un pezzetto di sentiero, che è questo, prima di sbucare al bivio di stamattina, dove ci sono già i ragazzi e Francesca, perché ho fatto prima di me. Sono più forti, più veloci, più tutto. Di stamattina ho rincontrato la mia famiglia. Ricongiungimento! E va bene così, il giro è stato, alla fine vengono fuori 12 km, loro forse ne hanno fatti tornando indietro una diecina. Va bene, sono contento di aver fatto, di aver visto sta storia qui, che è una cosa abbastanza. Se no poi a Margli rimane recente, la curiosità. Cioè, assolutamente. Curiosità. Sì. Mi rimane la curiosità, mi rimane una croce nera qua in gola, in gola? Ma si strozzi! Esatto! Chiudiamo qua il video sulla strada statale, mancherà ancora un chilometrino alla macchina. Se vi fa piacere iscrivetevi al nostro canale e ci vediamo alla prossima gita. Tra l'altro oggi è giornata spettacolare. Ciao! Ciao!